perché se c'è un sito che è a 7 km o 10 km da un centro abitato, lì si fa l'impianto di stoccaggio provvisorio, senza perdere tempo, perché l'obiettivo irrinunciabile è non avere in Campania rifiuti per strada, perché se ricominciamo ad avere rifiuti per strada ce ne andiamo a mare, Giugliano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, perché perdiamo tutta la credibilità acquisita in questi anni. La ragione deve prevalere sulle preoccupazioni, lo ha detto chiaramente ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella conferenza stampa in cui è stato presentato il piano straordinario di superamento dell'emergenza provocata dallo stop dell'inceneritore di Acerra dal 30 agosto al 12 ottobre. A poche ore però dalla presentazione del piano arriva un primo importante e preoccupante nì su uno dei 7 siti individuati dalla Regione Campania. Parliamo di quello di Acerra, una piazzola nell'area del termovalorizzatore che già ospita da oltre 10 anni 61.000 tonnellate di rifiuti. Dalla conferenza dei servizi che si è tenuta ieri mattina con la partecipazione di regioni e comitati, la SAPNA, la società che la gestisce, ha presentato una documentazione che è risultata scarna, inviata poco prima alle associazioni per gli eventuali approfondimenti, unita ad un'ordinanza commissariale per l'autorizzazione al conferimento già annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato. A farlo notare è stato il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che ha fatto anche notare che si tratta di un sito che nel 2012 è stato oggetto di 2 incendi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Ma il presidente della regione ci tiene a sottolineare, invece lo ha fatto anche ieri nel corso della presentazione, come le scelte siano state effettuate con IEDO, in cui sono rappresentati anche i comuni. La regione continua a dire no ai termovalorizzatori, ha ricordato De Luca. Per questo abbiamo detto agli enti d'ambito, negli enti d'ambito sono rappresentati i comuni e quella è la sede migliore per valutare territorio per territorio qual è la scelta più corretta e più rispettosa anche delle sofferenze che hanno avuto i singoli comuni. Quando la regione ha deciso di non fare altri termovalorizzatori aveva in testa esattamente Giugliano, in realtà come Giugliano. Perché la cosa più semplice era dire in quel grande territorio, Giugliano poi è uno dei comuni della regione che ha maggiore spazio, è un comune che ha oltre 90 km quadrati per intero, territorio enorme che arriva fino al mare, quindi c'è la tendenza a utilizzare anche molto i comuni più grandi. Allora io credo che gli enti d'ambito si debbano riunire, tutti i sindaci presenti, in modo che ognuno può illustrare la propria situazione, però è evidente che poi la soluzione va trovata.